Da grande io vorrei diventare professore di musica e continuare a suonare come alcuni tutor nell'orchestra sonora di Junior Sax. Non so che cosa mi preserverà il futuro, ma io vorrei continuare a suonare e a cantare. Credo che nel futuro frequenterò anche il conservatorio. Città di Catania, il Teatro Massimo Bellini, al centro di un'iniziativa davvero importante per tutto il paese, la Festa delle Orchestre Giovanili Italiane. Abbiamo creato orchestre giovanili nelle periferie di Catania, nella provincia, sul tema della legalità. La musica come esperienza di vita è veramente l'antidoto alla illegalità, alla dispersione scolastica, ai fenomeni quotidiani come il bullismo e alla devianza minorile. Ognuno di noi sta contribuendo a far funzionare l'intera orchestra. Quando andiamo tutti insieme, il ritmo, è come se comunichiamo, ma non con la bocca e con le parole, con gli strumenti. Suoniamo e ci divertiamo, stiamo in gruppo e formiamo una vera orchestra. Sono divertita perché stare con i compagni e suonare mi piace. Grazie all'energia, alla vitalità, alla gioia di bambine e bambini che sono venuti da tutta l'Italia e che vivono della musica, l'esperienza dell'orchestra. Non è solamente un'esperienza individuale, ma è un'esperienza collettiva che li fa essere persone attente, che si impegnano, che ascoltano l'un l'altro e quindi crea legami forti. Crea multiculturalità, abbiamo tantissimi bambini di diverse etnie e per la prima volta questa sera al Teatro Massimo suoneranno insieme oltre 500 bambini che mai si sono incontrati tra loro e che però fanno questa stessa esperienza. Suono il sassofono perché è uno strumento che mi fa tirare fuori le mie emozioni. Cioè ti senti meglio, non ti fa pensare a cose brutte. Se non suono per un giorno, anche due, proprio sento che ne ho bisogno, non posso andare avanti senza. Quando sei nervosa può rasserenarti. Questo evento ci dà un segnale davvero per tutti noi, adulti, bambini in tutta Italia, che la musica, la cultura possono davvero cambiare la vita se diventa esperienza emotiva, esperienza collettiva e quindi diventare veramente leva fondamentale di cambiamento.